Ecco, siamo sulla lunga playa di Sarapita. Quella che vediamo in lontananza è sulla punta, è Colonia Sagordì. E ora andiamo verso la spiaggia più pulita, perché qui vediamo che c'è una marea di Poseidonia che indica che l'acqua chiaramente è molto pulita, e siamo all'altezza delle due torrette di guardia costruite durante la guerra. Ora andremo verso la spiaggia vicino proprio alla cittadina. Ecco, qui vediamo la torretta con le feritoie per le mitragliatrici. Qui abbiamo veramente tantissima Poseidonia che si è depositata. Vediamo di fronte la seconda torretta. Ecco, siamo all'altezza della seconda torretta. Ecco, tutta questa zona qui dietro è una zona di dune con ripopolamento della fauna. Ecco, vediamo la quantità di Poseidonia depositata. Stiamo per arrivare sulla zona dove poi non ci sono più le Poseidonie, che chiaramente sono state tolte. In lontananza vediamo i grattacieli di Colonia Sangordì. Ecco, stiamo andando verso la zona attrezzata. Vediamo che nella zona attrezzata è stata tolta completamente la Poseidonia, per cui l'acqua risulta essere veramente ottima. Ecco, sono rimasti questi due blocchi di Poseidonia e con le immagini della spiaggia di Sarapita e i colori bellissimi dell'acqua. Terminiamo questo video.